Ciao, sono Erika del Comitato Due Rocche. Ci troviamo oggi presso Delineo Design, lo studio di comunicazione e marketing che da sempre si occupa della progettazione e della realizzazione della campagna di comunicazione per la Due Rocche. Andiamo a conoscere i ragazzi. Siamo all'interno di Delineo Design. Alle mie spalle potete vedere l'area dei designer al lavoro. Pensate che qui vengono progettati scarponi da sci, biciclette, elicotteri e anche tutto quello che vedete relativo alla Due Rocche, canali social media, la mitica t-shirt, comunicazione di vario genere. Tutto viene realizzato alle mie spalle con una passione sportiva che non ho mai visto altrove. Sono con Giampaolo Allocco, responsabile creativo di Delineo Design. Giampaolo, da dove nasce questa passione per lo sport e per la Due Rocche in particolare? Beh, è molto semplice perché siamo nel distretto mondiale dello sport system, perciò abbiamo nel nostro DNA tutti quei valori che hanno le figure che ruotano attorno al mondo sportivo, a partire dagli atleti, dagli operatori, dalle maestranze e anche dai progettisti. Perciò per noi è normale operare su progetti che hanno queste capacità di performance e era abbastanza normale arrivare alla Due Rocche. La Due Rocche la seguiamo da ben 12 anni, 15 forse, era una piccola manifestazione che portava 1200 persone a correre. Oggi negli ultimi 9 anni siamo riusciti a raggiungere quasi 40.000 runner che da tutto il nord Italia vengono. Per ottenere questi risultati è necessario avere una comunicazione molto precisa, un'identità molto precisa e soprattutto anche quell'energia frizzante, festosa, gioiosa e perché no, parliamo anche di performance, parliamo anche di risultati perché la gara poi quest'anno assegna il titolo nazionale l'anno scorso abbiamo fatto l'Under 30, assegna il titolo nazionale Ultra Day, perciò una grande responsabilità e cerchiamo di fare in modo che tutti questi progetti, tutti questi valori arrivino a tutti i nostri follower che abbiamo nel mondo sportivo. Non ci rimane che dire una cosa, ci vediamo il 25 aprile, Due Rocche Cornuda.